risplendete come astri nel mondo, tenendo salva la parola di vita. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque a lui i propri discepoli e con gli erodiani a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Allora disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Parola del Signore. Ecco, una grande grazia c'è anche oggi nel Vangelo per aiutarci a capire questo rapporto delicato e importantissimo nella nostra vita tra i diritti di Dio e i diritti dello Stato, tra la nostra relazione profonda con Dio e anche il nostro essere cittadini di uno Stato sulla terra. L'insegnamento Gesù ce lo dà in un momento in cui subisce un'altra cattiveria da parte del farisei, anche degli erodiani, che veramente erano in una specie di odio verso di lui, in una posizione di grande ostilità, e allora cercano di metterlo in grande difficoltà nell'insegnamento per squalificarlo agli occhi della gente, della folla che lo seguiva. E questa volta cosa fanno? Gli fanno questa domanda, che è una domanda studiata, e pensavano loro che comunque Gesù avrebbe risposto e si sarebbe trovato a mal partito con la gente oppure con lo Stato, perché in pratica al tempo di Gesù c'era questa dominazione dei romani, i quali lasciavano una certa libertà religiosa, però esigevano il pagamento delle tasse, davano delle regole oppressive in definitiva. E la domanda era se era giusto o no, secondo lui, secondo Dio, di pagare queste tasse al dominatore romano, che era un dominatore straniero. Pensavano loro: adesso vediamo cosa risponde, perché se dirà che dobbiamo pagarle, si inimicherà il popolo, che sente la dominazione romana molto ingiusta. Se dirà che non le dobbiamo pagare, si inimicherà l'autorità romana, e sono guai seri. Quindi la domanda è fatta con cattiva intenzione. Gesù se ne accorge e li chiama ipocriti. Ipocriti perché quando vanno da Gesù gli fanno proprio un elogio
straordinario di cui c'è poca traccia nel Vangelo. Sappiamo che tu insegni la via di Dio con verità, senza guardare in faccia a nessuno, eccetera, eccetera. Dici, è giusto no pagare il tributo a Cesare? Gesù li chiama ipocriti, però come fa spesso, anche in mezzo a queste cattiverie, Gesù approfitta per annunciare il Vangelo e per portare avanti la presenza del Regno di Dio. Tante volte risponde anche in modo da poter aiutare questi che ce l'hanno proprio con lui. Allora, cosa dice Gesù? Intanto si fa aiutare perché da un gesto pratico, Gesù spesso fa così, ci avete una moneta? Datemela. Di chi è questa immagine? Di chi è la scritta? Di Cesare. Date a Cesare, rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Ecco qui l'insegnamento anche per noi. Il grande insegnamento di Gesù è il secondo, da cui dipende il primo. Date a Dio ciò che è di Dio. In pratica questo per i farisei è un'invito alla conversione, di uscire da questa ipocrisia. Ma la cosa importante per noi che dopo 2000 anni riascoltiamo questo insegnamento di Gesù è che la prima nostra preoccupazione, in qualunque stato noi ci troviamo, stato civile ci troviamo, è l'amore per Dio. L'amore per Dio, il nostro primo dovere in quanto uomini, persone umane, creature di Dio, è cercare di conoscere Dio, di amarlo, di ascoltarlo, di fare bene la sua volontà. In pratica, qui si potrebbe ricordare il primo comandamento, quando fanno a Gesù la domanda qual è il comandamento più grande. Ricordati, il primo comandamento è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Quindi prima delle leggi dello Stato, prima dei doveri sociali, civili, ecologici, migranti, eccetera, eccetera, noi abbiamo il dovere e la grazia di conoscere Dio, di accogliere il suo amore e di corrispondere con tutte le forze. Quando tu fai l'esame di coscienza, alla sera o in un altro momento, prima della confessione, la prima domanda è questa: ho amato il Signore con tutto il cuore, sono cresciuto nell'amore verso di Lui. Questa è la cosa più importante. Perché? Perché noi siamo creature di Dio. Dio è colui che ci ama di più, che ci ha dato la vita, che ci sostiene nella vita, che incontreremo nel momento della morte, il giudice delle nostre azioni e il Padre misericordioso che ci rialza quando sbagliamo. Dio è tutto per noi. Dio è tutto per noi. Ecco perché vi ho fatto iniziare la celebrazione con questo canto che è un credo: tu sei la mia vita, altro io non ho. Ecco. Da qui, da questa scelta, diciamo, totalizzante dell'amore di Dio, viene uno speciale dovere verso lo Stato. Uno speciale dovere verso lo Stato, dare a Cesare ciò che è di Cesare. Noi siamo in una società, civile che ha le sue leggi, che, ci offre degli aiuti, chiede delle tasse, chiede un aiuto, eccetera, eccetera. C'è tutta l'organizzazione degli stati che poi varia un poco da nazione a nazione, varia anche nei vari periodi storici. Ecco, dalla fede nel Vangelo deriva una partecipazione specialissima alla vita dello Stato. Una partecipazione specialissima. Noi dobbiamo essere quelli che più di tutti hanno a cuore lo Stato. Non è cristiano dire: si arrangeranno loro, la politica è sporca, se la vedono loro io mi tengo a debita distanza. Questo non è cristiano. Perché? Perché dall'amore per Dio, dall'amore che Dio ci mette, nasce l'amore del prossimo, nasce il secondo comandamento:
amerai il prossimo tuo come te stesso, e l'impegno per la società, per lo Stato, è una parte di questo amore del prossimo. Quindi noi come cristiani dobbiamo fare due cose. La prima è prendere a cuore la vita della società, perché lì ci sono i nostri fratelli e le nostre sorelle. Noi dobbiamo essere i primi a prendere a cuore l'andamento della società, e se ci sono persone tra di noi che hanno dei talenti, e io ne conosco persone veramente straordinarie, per impegnarsi nelle cose pubbliche, nell'amministrazione, nella politica, nell'imprenditoria, eccetera, noi dobbiamo farlo più degli altri, animati dall'amore di Dio per il bene di tutti, e guai a ritirarci, guai a ritirarci, perché l'agone sociale e politico è un agone difficile, difficile, dove non è facile rimanere onesti, ma noi non ci possiamo ritirare, perché Dio ci manda e ci accompagna. Dio ci ha dato i talenti per servire gli altri, anche in questo ambito. Ecco, però non finisce qua. Il nostro modo di partecipare alla vita dello Stato non finisce in questo amore, in questo primato. La fede in Gesù e nel Vangelo, il primato di Dio, mette in noi quella che Bonhoeffer chiamava una riserva critica. Cioè noi abbiamo, a partecipare alla vita dello Stato, non come gente atea che ha come unico riferimento se stessi, l'umanità e le leggi democratiche fatte a maggioranza. Noi andiamo nello Stato con la luce di Dio, con una coscienza morale profonda che sa davanti a Dio che ci ha creati cosa è bene e cosa è male. Cosa è bene, cosa è male. Quindi quando noi andiamo nella vita pubblica abbiamo dentro anche un criterio di giudizio delle leggi dello Stato, delle correnti culturali che a volte sono buone e sono di una certa giustizia, un aiuto per l'uomo, a volte possono essere molto storte, a volte possono essere molto storte, e in questo caso noi, proprio per essere buoni cittadini, dobbiamo opporci in un modo non violento, ma dobbiamo opporci. Per esempio, quando lo Stato proclama che l'aborto è un diritto delle persone, delle mamme, eccetera, eccetera, noi ci dobbiamo opporre, perché è falso, è sbagliato, va contro le creature che vengono uccise, va contro i genitori e le mamme che fanno questo, va contro i medici e i giudici che fomentano questo comportamento. Questo è un delitto grave e noi da buoni cittadini dobbiamo contestare queste leggi, dobbiamo dire che sono storte, che non vanno bene e non ci obbligano. Le leggi gravemente ingiuste non ci obbligano, perché qui interviene il primato di Dio. E per esempio negli Atti degli Apostoli, quando gli Apostoli sono portati davanti al Sinedrio e contestano la loro proclamazione di Gesù, che questi avevano messo a morte, loro dicono: bisogna ubbidire a Dio più che agli uomini. Ho fatto l'esempio dell'aborto, ma vale per l'eutanasia, vale per il movimento omosessuale in alcune pretese ingiuste e anche in altre cose. Di fronte a queste leggi dello Stato che sono ingiuste, noi dobbiamo opporci, e in qualche caso anche a prezzo della vita, in qualche caso anche a prezzo della vita, perché possono venire anche in Occidente, anche in Italia, dei giorni in cui la pretesa dello Stato sarà di costringere
ubbidire a certe leggi e ci saranno delle punizioni per quelli che non ubbidiscono. In quel caso il Signore darà a noi la grazia di testimoniare che questa non è una cosa giusta, è contro l'umanità ed è contro Dio. Se voi ci riflettete, mentre il nostro Stato è tanto avanzato in molte cose, nel senso morale e nel senso religioso è molto regredito. Fate l'analisi di alcuni discorsi pubblici e ditemi dov'è il riferimento a Dio. È stato estromesso Dio dalla coscienza e dal discorso della vita pubblica, quasi estromesso. C'è una, come si dice, un avanzare del disegno della massoneria e dell'illuminismo, fare una specie di umanesimo senza Dio. Ecco, noi in questo caso dobbiamo, senza violenza, senza mancare di rispetto a nessuno, dobbiamo opporci, perché questo è un modo di aiutare le persone e di affermare il primato di